Voglio farvi una domanda io per una volta, mando io un beat. Quale sì. arma dei carabinieri, quale arma delle forze dello Stato chiamereste per uno scambio che coinvolge Ciro Immobile? Cioè, perché il signore che è in live con me adesso non me ne voglia, ma ha appena preso Ciro Immobile il cambio di Simeone Leao. Voi quale arma chiamereste? I carabinieri, la finanza o la polizia? Io volevo chiedere a voi chi chiamare, se 113, 112 o altri, perché in serata dovrò intervenire con le forze dell'ordine. Quindi vorrei capire perché mi sto giocando allora, a calcio. Fabri ieri comunque ha fatto una porcata. Quindi, anche lui, perché vi dico quello di Fabri se volete. Dillo. Frattesis, allora, Mertens, cioè Fabri ha dato via Mertens e Frattesi per prendere Sensi e Pedro. L'ho dato a uno che è Osimhen, che prende Mertens, e prende Frattesi, che per me rimane superiore a Sensi. Non mi sembra rispetto a Immobile. Vabbè, fra i due non c'è paragone. Fra i due non c'è, cioè, lo scambio di Fabri si può fare. No, quell'altro, perché l'altro è Gabbiadini. L'altro è Gabbiadini morto, quindi quello che aveva. Hai fatto bene a farlo. Bisogna portare la polizia da quel signore, però. adesso la risolviamo. Da lunedì offro soldi per gli scambi. Vediamo chi ne esce meglio. Andiamo avanti, mi chiedevi? Quale partita ti sapeva allora, più da fantacalcio sta giornata? Quale ti ispira di più per i bonus? Ma ragazzi, secondo me Roma-Atalanta si rischia di vedere tanti gol, eh. Secondo me la gente è impazzita nel frattempo, più. La polizia postale. Ma bisogna chiamare veramente, non so, veramente ATS Hall, ho letto qualcuno e sono d'accordo. Ma ce l'ho con chi l'accetta, cioè per me la circonvenzione è l'incapace, è comprensibile, il problema è l'incapace, non chi mette in piedi la strategia. Polizia però locale. Saremo più forti di questi poteri, ragazzi. Ma chi è riuscito a fare questa cosa? Guglielmo? Sì. Sei riuscito a dare Simeone, scusami, l'altro era? Simeone Leao. Leao, per forti, Immobile. Va bene, ma Ciro Immobile, ragazzi, cioè 10 giornate dalla fine, ma tienilo lì. No, tra l'altro con uno che si sta giocando il Fanta, cioè Simeone e Leao messi insieme, secondo me, fanno gli stessi gol di Immobile o anche di più in coppia, da qui alla fine. Poi, sì. Questo potrebbe quasi essere vero, però io penso che... Se Immobile fa 10 gol, possono farne 5-5 Leao, cioè fa più del doppio dei gol di Simeone e Leao messi insieme, cioè non lo so. Nel fatto in cui sei primo, sì, certo. Ma purtroppo fanno così, oppure è tosta, amico mio. Dice Filippo, e solo tu lo puoi salvare. Consiglio vicario con il mod, così rispondi anche a un dubbio che abbiamo io e Gugli. Noi abbiamo messo vicario intanto. Io invece metto consigli. Ok. Confermi o vuoi cambiarci la porta, Gugli? No, vabbè, ci stanno tutte e due, dipende anche un po' dal... Cioè, come sempre per i portieri, anche dal regolamento. Cioè, forse hai visto un po' il Genoa ultimamente in casa... Magari vicario può essere più da porta inviolata e magari consigli potrebbe essere più, magari più da mod. Cioè okay. se finisce tipo 0-0, visto che spesso sta finendo 0-0, in caso di 0-0 vicario prenderebbe l'inviolata. Intanto no, Tommy Turci, proprio lui, ha twittato l'ufficiale della Salernitana. Succede la Salernitana col 4-4-2, Sepe, Mazzocchi, Dragosin, Fazio, Ranieri, Castano, Lassana, Koulibaly, Ederson e Verdi e Musset e Djuric, quindi con fuori Bonazzoli e fuori anche Perotti, quindi questa l'ufficiale della Salernitana. Ovviamente aspettiamo l'Inter e anche la panchina dell'Inter, vediamo un po', sicuramente poi anche con Fabri direi la gestione di tutti i vari giocatori dell'Inter che ci sono per stasera. Devo chiudere, ragazzi, la parentesi meravigliosa di questo scambio, poi rispondiamo alle vostre domande, promesso, con la risposta in pubblico del personaggio che ha accettato questa operazione, che dice: ma che ne so io, ho accettato, mica mi son fatto domande, se una figa ti approccia al bar le chiedi perché io no. Questa è la sua risposta. Signori, direi che chi è causa del suo mal pianga se stesso, anche se sui muri della mia città c'è scritto altro, però sicuramente direi che questa risposta, che ne so io, ho accettato. No, ma lo sapeva, tutto il giorno che rifiutava, ha fatto 2000 offerte, le ha rifiutate tutte, e alla fine ha messo... Diciamo che è milanista comunque. Beh, ho capito. Male. Bisognava chiamare veramente l'ambulanza di SS Panta, ma quella vera però, con la barella pure. Allora. Vabbè, andiamo avanti.